Tommaso Zorzi ha tradito il fidanzato Tommaso Stanzani. La voce, infondata, è bene subito chiarirlo, ha iniziato a circolare qualche giorno fa dopo che su TikTok un ragazzo ha pubblicato un filmato lasciando capire di avere avuto un flirt con il vincitore del Grande Fratello VIP. In realtà il nome di Zorzi non venne esplicitamente fatto dal giovane in questione, ma era più che chiaro che il riferimento fosse a lui. Alla luce di ciò, nelle scorse ore il conduttore e influencer milanese è intervenuto sulla vicenda, chiarendo alcuni punti. Tommy ha reagito da signore. Oltre a sconfessare con garbo e senza sceneggiate la voce che lo voleva traditore in amore, ha snocciolato un discorso generale su alcune dinamiche sotterranee del mondo dello spettacolo. Quando mi chiedono cosa è la cosa che più ho imparato da questo lavoro, io rispondo: la pazienza. Io sono nato e cresciuto in una famiglia per bene e fuori dall'ambiente. A volte, quando fai questo mestiere, hai a che fare con delle persone che hanno dei modi e dei contenuti che sono talmente lontani dal tuo modo di essere e dal modo in cui sei stato educato che ti ritrovi in imbarazzo per te e per loro perché non sai come gestire la situazione. Quindi ha aggiunto: non mi vedrete mai rispondere pubblicamente ad un attacco perché non mi interessa. Ho deciso di fare questo lavoro perché è un mestiere che mi piace e mi appassiona. Sto imparando a fare il conduttore, ma l'ambiente televisivo mi fa abbastanza cagare in generale. Io torno a casa e mi faccio i circa appunto i miei. Adesso ho raggiunto l'equilibrio e sono abbastanza irremovibile. Infine Zorzi, tra le sue storie su Instagram, ha smontato colui che ha provato a far circolare il pettegolezzo. Il giovane ha anche fatto retromarcia, scusandosi con il conduttore. Ormai, però, la frittata era fatta, con tanto di brutta figura.